Sicuramente non è tra le compagnie più note al mondo quando si parla di computer, però devo dire che Medion con la sua linea di portatili Razer mi ha quantomeno incuriosito. Per questo motivo abbiamo scelto di mettere sotto torchio qui su Multiplayer.it il Beast X30, un laptop da 17,3 pollici che punta chiaramente al mercato dei videogiocatori e arriva in Italia con un modello da 2.399 euro. Non è poco, ci mancherebbe, però un prezzo adeguato considerata la componentistica che troviamo al suo interno e se teniamo conto del design e del form factor. Non siete ancora convinti? Beh, allora seguitemi in questa video recensione che magari vi faccio cambiare idea. È chiaro, insomma, come il Beast X30 possa essere considerato un desktop replacement, un dispositivo per giocatori che aspira a risultare appetibile anche ai creator, nonostante in Italia non dovrebbe arrivare l'upgrade per i 32 GB di RAM. Per quanto riguarda il pannello, non ci troviamo di fronte al massimo in circolazione, a partire dalla tecnologia IPS, che come ben sappiamo comporta neri dalla profondità limitata, ma le caratteristiche non sono niente male tra risoluzione 2560x1440 per 17,3 pollici di dimensioni, copertura dichiarata del 100% dello spazio sRGB e refresh da 165 Hz. Certo, sono meno dei 240 Hz dei modelli di punta, ma sono sufficienti per spremere l'hardware e per dare soddisfazione a chi gioca sullo schermo del laptop. È più che sufficiente anche la connettività, nonostante non arrivi a supportare gli standard più elevati. Manca infatti di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, nonostante siano supportati dalla CPU. Ma è bene tenere a mente che gli standard Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, così come la normale connessione Ethernet da 1 Gbps, sono più che sufficienti per un dispositivo da gaming che non ci fa mancare una porta Thunderbolt con DisplayPort 1.4, purtroppo priva di funzionalità Power Delivery, e un'uscita HDMI 2.1. Inoltre, tra gli extra, troviamo la tecnologia Sound Blaster Cinema 6+, che promette un audio posizionale di qualità. Il Beast X30 viene venduto all'interno di una scatola di cartone riciclato, una soluzione sempre più adottata da un mercato tecnologico che vuole dimostrare la sua attenzione alla sostenibilità ambientale. Tuttavia questa sobrietà la troviamo anche nel design, linee pulite, squadrate con un semplice vezzo estetico, ovvero il logo bianco impresso sul coperchio dello schermo. Lo sforzo nel design risulta evidente anche dalle plastiche di qualità del coperchio e della pancia. Un interno in metallo con un leggero effetto gomma che risulta piacevole al tatto e l'illuminazione RGB che filtra dalla grata frontale dell'altoparlante creando un effetto suggestivo. Inoltre parliamo di un laptop leggero e sottile con 2,3 cm di spessore e 2,3 kg di peso, che sono eccezionali per un dispositivo di questa tipologia e contribuiscono a un look elegante che comprende cornici laterali leggere e una tastiera di buona qualità con tasti grandi e silenziosi, ma purtroppo illuminata soltanto a zone. Peccato per il touchpad di dimensioni ridotte e un po' traballante. Come di consueto abbiamo testato in lungo e in largo la macchina utilizzando una serie di benchmark sintetici e anche numerosi videogiochi, sia con i loro test specifici che calcolando gli FPS medi. Partiamo dai benchmark iniziando con il PC Mark 10, il tool che più di tutti ha evidenziato il freno imposto alla CPU dalle scelte di design. I numeri rimangono comunque elevati per un dispositivo che se la cava alla grande con qualsivoglia applicativo generico, multitasking assortito ed encoding video 4K. Inoltre merita una menzione l'unità stato solido che arriva a velocità davvero SSD PCI Express 4.0. Passando ai giochi, abbiamo rilevato delle inevitabili fluttuazioni con la risoluzione 1080p, laddove, come ormai sappiamo fin troppo bene, bisogna tener conto dell'influenza del processore. Nessun problema invece in 1440p, ed è bene ricordare che è la risoluzione di riferimento di questo laptop. Il Beast X30 mostra prestazioni molto interessanti e sembra adatto anche per il gioco in 4K con frame rate che si aggirano tra i 40 e i 50 fps. L'unica eccezione è rappresentata da Cyberpunk 2077, che probabilmente soffre gli 8 GB di memoria video. Ma ogni volta che è la GPU a contare si nota la scelta di design che dà la massima priorità ad essa per quanto riguarda l'alimentazione. Questo ci ha portato risultati molto spesso al di sopra della media. Chiudiamo la nostra analisi delle prestazioni con una valutazione del comparto audio e dello schermo. Discreta la precisione delle frequenze e accettabile il volume, anche se purtroppo i bassi sono quasi del tutto inesistenti.
Buono anche lo schermo, che genera un'immagine tutto sommato vivida, inevitabilmente soggetta a neri tutt'altro che esaltanti e ad una luminanza non certo eccezionale, ma dal contrasto superiore al 1000 a 1 e alla pari con quello degli altri laptop equipaggiati con pannelli simili. Si fa notare inoltre l'ottima copertura antiriflesso e la copertura del colore sRGB, vicina al 100% dichiarato, che non può certo dare una resa da pannello wide gamut, ma restituisce colori discreti nel gaming. Quando si parla di laptop sottili equipaggiati con CPU e GPU ad alta potenza, temperature e rumorosità fanno sempre un po' paura. Siamo infatti ancora lontani da componenti in grado di girare al massimo delle loro prestazioni in spessori di appena un paio di centimetri, anche se di recente sono stati fatti molti passi in avanti. Resta tuttavia difficile gestire l'esuberanza di un processore da 20 thread affiancato in uno spazio ristrettissimo con una GPU ad alta potenza spinta al massimo. Il processore risulta caldo persino a riposo nel desktop, con 60-64 gradi durante la navigazione web e picchi fino a 84 gradi aprendo le applicazioni. Ma in questo caso la ventilazione è decisamente silenziosa. Deve però arrendersi mettendo sotto torchio la CPU, che nei benchmark vola a 94 gradi e sfiora i 98, con tutto quello che ne consegue in termini di thermal throttling e conseguenti punteggi altalenanti. In 4K la GPU vola a 87 gradi, risultando calda, ma la CPU si ferma a 85 gradi, pur sfiorando di tanto in tanto gli 88. È una buona temperatura rispetto ai dati riscontrati nella stragrande maggioranza dei laptop da gioco. Merito del leggero freno al processore e della presenza di una dissipazione massiccia che risulta chiaramente udibile con i suoi 46 decibel. Il problema, semmai, è la temperatura dello chassis, con la tastiera che al centro si fa davvero calda. Si tratta di un problema comune che può essere aggirato solo adottando soluzioni con tacco posteriore, che aumentano inevitabilmente le dimensioni del laptop. Ed è chiaro che non è questo l'obiettivo di Medion, che ha deciso di impacchettare un sacco di cose in uno spazio piccolo, inclusa una batteria da 91,2 Wh. Questa permette al laptop di superare le 6 ore di autonomia sia in navigazione che guardando video alla risoluzione nativa del pannello. Abbastanza per superare l'ora di autonomia anche in gaming, laddove entra in campo la GPU discreta con tutta la sua fame di energia. Certo, non è molto e le prestazioni in modalità batteria calano, ma si tratta della normalità per un desktop replacement di questo tipo. Il Medion Razer Beast X30 è un laptop da gioco sottile e elegante, dotato di una discreta potenza bruta, capace di garantire ottime prestazioni in gioco, persino andando oltre la risoluzione nativa di 1440p. Non mancano alcuni lati negativi, come la rinuncia agli utilissimi standard di connettività, le temperature elevate al centro della tastiera e le prestazioni non eccezionali della CPU. Bisogna quindi accettare alcuni compromessi che potrebbero magari far storcere il naso a chi punta al miglior rapporto qualità-prezzo possibile. Il Beast X30 infatti si posiziona esattamente nel mezzo se si tiene conto del suo range di prezzo. Non è chiaramente tra i portatili più economici, ma non esagera neanche se teniamo in considerazione componentistica e design. Alla fine quindi ha sorpreso anche voi questo portatile Medion? Fatemelo sapere come sempre qui sotto tra i commenti, iscrivetevi al nostro canale YouTube e se volete potete approfondire questa recensione con la versione testuale che trovate sul sito multiplayer.it. Ah, mi raccomando, suonate anche la campanella su YouTube così non vi perdete neanche una notifica. E se questo video è stato di vostro gradimento, mettete un bel mi piace che fa sempre piacere.